Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Cobiz. Andremo a realizzare un tutorial di perline. Finalmente sono tornata con le perline. Ho creato un nuovo schema, una nuova incastonatura e l'ho chiamata appunto Flower Twist. Ve li presento, ne ho realizzate due versioni. Ci sono questa qui verde che andremo appunto a realizzarla passo passo nel tutorial e poi ho realizzato questa splendida versione con i toni del fucsia, del rosa. E tra l'altro sono anche due tonalità di rosa di perle, non so se si nota in videocamera. Ho adorato follemente questo schema, sia dall'incastonatura. Andremo ad utilizzare tre tecniche diverse: il raw, il netted e anche l'herringbone. Ovviamente vi lascio al tutorial con tutti i passaggi, vi mostro anche l'altro in dettaglio. Spero che sia di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Buon tutorial! Il materiale per poter realizzare i flower twist è il seguente: innanzitutto un rivoli da 14 mm, poi le perle da 8 mm, ce ne occorrono esattamente 5 perle. Potete utilizzarle o di una sola colorazione come in questa versione, oppure in due colorazioni diverse come in quest'altra versione. Per la base vi serviranno poi 10 cipollottini da 4x3 mm. Per quanto riguarda poi i Bicono Swarovski, per questa versione qui ho utilizzato 5 Emerald e 5 Blu, invece per questa versione qui ho utilizzato 5 Bicono Swarovski da 4 mm fucsia e poi 5 cipollottini da 4x3, che sono appunto questi qui rosa. In alto. Potete decidere voi, potete anche utilizzare dei cipollottini un po' più piccoli per quanto riguarda la decorazione dove vanno appunto questi bicono da blu, potete anche utilizzare dei cipollottini da 3x2 in quel punto. Poi vi occorrono le rocaille 110, io ho utilizzato solo rocaille della Toco. Vi occorrono appunto le 150 per quanto riguarda l'incastonatura sul retro, invece il resto è realizzato con Rocaille 110. Io l'ho scelto per entrambe le versioni, come vedete sul retro c'è un colore e sul davanti c'è un altro colore. Quindi ho utilizzato due colorazioni per entrambe le versioni e per quanto riguarda le Rocaille le ho prese appunto sul sito di Cobiz. Io le ho messe in questi contenitori che sono davvero comodi, che trovate sempre appunto sul sito di Cobiz. Ne ho prese tantissime, infatti le ho tutte quante sistemate in questi contenitori. Troverete appunto tutti i link nell'info box di tutte appunto le rocaille che ho scelto e che vi straconsiglio perché sono dei colori davvero pazzeschi. E infine poi un gancio per pendente, io l'ho utilizzato appunto oro. Come filo ho utilizzato il filo di nylon da 0,16 mm perché, come vi spiegavo prima, ho utilizzato tre tecniche diverse: raw, netted, herringbone. E quindi per queste tipologie, per queste tecniche, preferisco il nylon. Vi lascio al tutorial. Inserite sul vostro ago 20 rocaille 150 della Toco, le portate alla fine del filo e rientrate nelle prime 3 rocaille 150. Questo è il risultato. Ho chiuso la lavorazione a cerchio inserendo l'ago nelle prime 3 rocaille 150. Vedete in queste 3. Ho lasciato il filo qui nel lato. Poi andremo a bloccarlo successivamente e senza fare alcun nodo vado ad inserire direttamente sul mio ago e sul mio filo una 150, 4 rocaille 110 e una 150. Questa è la sequenza. Il mio filo fuoriesce da questa perlina e rientro in queste ultime due perline, andando ovviamente in direzione opposta, quindi il filo fuoriesce da questa e io rientro in queste due, la prima e la seconda, e tiro. Ovviamente tiro anche quest'altro filo. Questo è il risultato. Io ho lavorato queste prime due rocaille 150, rientro con l'ago e con il filo in queste due rocaille 150. Tiro sempre ovviamente i due fili. A questo punto inserite una 150 e 3 rocaille 110. La sequenza adesso sarà questa: una 15 e 3 11. E
e rientro con l'ago e con il filo in questa 11, in questa 15 e di nuovo in queste due della base. Quindi rientro in queste 4 perline. In questo modo, vedete? E rientro anche in altre due rocaille 15-0 per rifare nuovamente questo passaggio. Quindi ripasso in tutte queste perline. E tiro per bene il filo e questo è il risultato. Adesso nuovamente una 15 e 3 rocaille 11-0 ed eccole qua. Rientro nella 11, nella 15, nelle due della base e in altre due della base in modo da rifare nuovamente questo passaggio. Quindi rientro in tutte queste perline in questo modo. E ho creato appunto un altro archetto. Mi raccomando, tirate per bene entrambi i fili e aggiustate le perline, queste qui, le 11.0 qui in alto. E questo ovviamente è il risultato. Vado avanti con questa lavorazione fino ad ultimare tutte le perline della base, queste qui appunto le 15.0. E ritorno da voi. Questo è il risultato. Ho realizzato esattamente 9 archetti. Questo è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono archetto. Adesso ovviamente devo realizzare l'ultimo archetto, il decimo, quindi mi ritrovo in queste due ultime 15-0 della base, giro il lavoro per comodità e mi rinfilo ovviamente nella 15 e nella 11 del primo archetto. Quindi mi rinfilo in queste due perline. In questo modo inserite 2 rocaille 11-0 e rientrate nella 11 e nella 15 dell'altro archetto per andare a collegare tutti gli archetti in questo modo. E adesso ripasso ovviamente nelle due 15, in questa 15, in questa 11 e in queste due 11-0. Ripasso in queste perline. Ed ecco qui la base dell'incastonatura terminata. Questa è una lavorazione a row. Adesso inserite esattamente 5 rocaille 11-0. Ed eccole qua. Io mi ritrovo in questa 11.0 qui, salto questa coppia e rientro in queste altre due 11.0. Adesso proseguiamo con la tecnica knotted per andare a chiudere l'incastonatura. Ed ecco qua che le perline si vanno a posizionare appunto sopra il modulo row. Adesso nuovamente 5 rocaille 11.0. Salto questa coppia e rivado in quest'altra. Salto sempre una coppia della base. Quindi di nuovo sempre 5 rocaille 11-0. Salto una coppia e rivado nella coppia che viene subito dopo. Vado avanti con questa lavorazione. Rieccomi, questo è il risultato. Questo è l'ultimo archetto di 5 rocaille inserite. Ovviamente ho saltato sempre le due rocaille centrali e mi sono posizionata nelle prime due rocaille 11.0 dove parte appunto il primo archetto. Questo è il primo archetto realizzato e mi sono rinfilata anche nelle prime tre rocaille 11.0 del primo archetto. Infatti eccolo qua. Per un totale sono 5 archetti perché questo è il primo dove fuoriesce appunto il mio filo. Poi c'è il secondo, il terzo, il quarto e il quinto archetto di rocaille 11.0 da 5 perline. Tiro bene il filo in questo modo, vedete? Vado a posizionare il mio rivoli da 14 ed eccolo qua. E adesso vado ad inserire esattamente 4 rocaille 11.0. Quindi vado a chiudere l'incastonatura con 4 rocaille 11.0 e mi rinfilo esattamente solo nella terza perlina dell'archetto di questo archetto di 5, quindi solo nella terza che è questa qui,
quindi vado nella terza. Di nuovo 4 rocaille, 11-0, e ripeto sempre nella terza rocaille, quindi vedo questo è l'archetto, la prima, la seconda, vado nella terza, che è questa qui, e vado avanti in questo modo. Quindi di nuovo 4 rocaille e ripeto sempre nella terza, che è questa qui. Di nuovo 4 rocaille e di nuovo nella terza rocaille dell'archetto. L'ultima sequenza da 4, 4 rocaille e ripeto ovviamente nella rocaille la terza e anche nelle prime 4 inserite di questo giro. Tiro per bene la lavorazione. Adesso ripasso in quest'ultimo giro in modo da stringere per bene il rivoli all'interno dell'incastonatura. Rieccomi, l'incastonatura è terminata, è un'incastonatura davvero semplicissima, con poche mosse riusciamo appunto a incastonare il nostro rivoli e appunto a lasciare tutta la lucentezza del rivoli, a non chiuderlo troppo, quindi si vede anche qui nei laterali. E il rivoli è bello esposto. Questa invece è il retro dell'incastonatura. Ho ideato questa semplice incastonatura che la trovo davvero molto molto versatile, facilissima da fare anche per chi inizia adesso a perlinare. Adesso mi ritrovo esattamente a fuoriuscire da questa rocaille qui. L'incastonatura è bella salda al mio rivoli. Adesso riscendo in queste due rocaille qui laterali e ripasso anche in queste due rocaille 11-0 qui della base. Inserite una rocaille 11-0 e rientrate in queste altre due rocaille 11-0. Potete anche girare la lavorazione in modo che vi rendete conto dove inserire col lago. Quindi di nuovo una 11-0 e rientrate in queste due rocaille 11-0. Sono in pratica queste due rocaille poste qui nella parte retro dell'incastonatura e sono appunto le due rocaille che fanno parte appunto di questo archetto lavorato in row. Quindi di nuovo una rocaille 11-0 e rivado in queste due rocaille, realizzo questo passaggio fino alla fine del giro. E ritorno da voi. Questo è il risultato. Ho inserito tutte le rocaille 11-0 negli spazietti vacanti. Ve lo mostro anche laterale, l'incastonatura è fatta appunto in questo modo. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da questa rocaille qui 11-0 sporgente che abbiamo appunto appena inserito. Vi mostro appunto l'incastonatura qui laterale perché questa rocaille 11-0 va proprio, vedete, in posizione dove c'è appunto l'incrocio qui dell'incastonatura qui in alto. Quindi bisogna risbucare da una delle rocaille dove è presente appunto questo incrocio e dove è presente questa perlina. Vedete? Già per esempio questa qui non va bene perché qui non c'è l'incrocio. Quindi posizionatevi. Uscite da una delle rocaille dove è presente qui centrale l'incrocio. Inserite 3 rocaille 11-0 oro e rientrate in questa rocaille qui sporgente. In questo modo. Adesso rientrate in queste due rocaille qui. Rientrate anche in questa rocaille qui sporgente. Inserite 3 rocaille 11-0 oro e rientrate in questa rocaille qui sporgente, in queste due centrali e di nuovo in questa rocaille qui sporgente per andare a fare nuovamente il medesimo passaggio. Questo è il risultato. Ho inserito esattamente questi 5 archetti realizzati appunto da rocaille 11-0 oro. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Queste sono le ultime 3 rocaille inserite.
Ovviamente sono ripassata in questa perlina qui sporgente verde, in queste due centrali e in questa perlina qui sporgente. E mi sono rinfilata anche nelle prime tre perline 11.0 inserite di questo giro. Adesso inserite un cipollottino da 4x3 verde, una rocaille oro da 11.0 e un cipollottino da 4x3 verde. E rientrate direttamente in queste altre tre rocaille oro, in questo modo. Di nuovo cipollottino, rocaille 11.0 e cipollottino, e rientrate in queste tre oro. Fate questo passaggio fino alla fine del giro. Questo è il risultato, ho inserito tutte le coppie di cipollottini e questo è il retro della lavorazione al momento. Adesso, come vedete, fuoriesco esattamente da questo cipollottino qui, che poi è la prima coppia inserita di questo giro. Inserite 3 rocaille 11.0 verdi, saltate la rocaille oro centrale e rientrate direttamente nel secondo cipollottino e anche nelle 3 rocaille 11.0 oro e anche nell'altro cipollottino. Adesso nuovamente 3 rocaille 11.0, saltate questa e rientrate direttamente nel cipollottino e nelle 3 rocaille 11.0 e nuovamente nel cipollottino. Vado ad inserire queste 3 rocaille 11.0 anche sulle restanti punte e ritorno da voi. Questo è il risultato e come vedete il mio ago fuoriesce esattamente da questa rocaille qui centrale, questa verde sporgente. Adesso inserite 3 rocaille 11.0 sul vostro ago e rientrate con l'ago esattamente in queste due perline qui centrali, che appunto sono quelle 4 rocaille, la prima, la seconda, la terza e la quarta, che sono servite appunto per chiudere l'incastonatura qui in alto. Inserite l'ago soltanto nella seconda e nella terza rocaille, cioè quelle lì centrali, e tirate il filo. Nuovamente 3 rocaille 11.0 e rientrate nella rocaille verde di partenza. Adesso questa lavorazione vado a farla ovviamente per tutte le punte, quindi ripasso nella 11, nel cipollottino, nelle 3 oro e nel cipollottino. Ripasso in tutte queste perline e ripasso anche nelle prime due rocaille verdi. Di nuovo 3 rocaille 11.0 verdi, ed eccole qua, e rivado con l'ago nella seconda e nella terza rocaille, queste qui, dell'incastonatura. Di nuovo 3 rocaille 11.0 e ritorno nella 11.0 verde di partenza. Faccio questo passaggio anche per le altre tre punte restanti. Questo è il risultato, vedete, ho creato questa sorta di stellina interna appunto di 5 punte. Questa è l'ultima sequenza inserita, appunto le 3 rocaille, e mi sono rinfilata come sempre in questa rocaille qui di partenza. Adesso io mi ritrovo in questa rocaille qui, ripasso anche nella rocaille questa qui verde accanto e rivado direttamente nella rocaille oro che è posta sul retro, cioè questa. E stringete bene il filo. Adesso mi ritrovo in questa rocaille qui. Inserite una rocaille oro e una rocaille verde sul vostro ago. Rientrate direttamente con l'ago nella rocaille verde parallela a questa oro, in questa qui, e tirate il filo. Adesso andremo a lavorare ad herringbone. Rivado di nuovo in questa verde laterale, ripasso nella rocaille oro centrale e anche nella perlina oro appena inserita in queste due e tiro bene sempre il filo e il lavoro sarà in questo modo, vedete?
Adesso nuovamente una coppia, una oro e una verde, sempre 11-0. Ed eccole qua. E rientro in queste due verdi, cioè quella della coppia e quella sempre centrale. E tiro bene il filo. Vedete? Sta crescendo la lavorazione. Adesso nuovamente in questa 11-0 qui verde laterale e tiro bene il filo e adesso rientro in tutte queste tre rocaille 11-0 oro, quindi quella centrale e poi nelle altre due, in questo modo. E adesso abbiamo esattamente terminato tre lavorazioni formate appunto ad herring bone, cioè questa della base, la seconda fila e questa è la terza fila. Vado a creare anche la quarta fila, una oro e una verde, e rientro con l'ago soltanto nella terza e nella seconda fila, in queste due, e tiro il filo. Per risalire ovviamente rientro in questa, la seconda, la terza e la quarta fila, e abbiamo creato appunto anche la quarta fila. Quindi vi dimostro di nuovo questo passaggio: una oro e una verde, rientro in due rocaille verdi, le porto alla fine del filo, le perline ovviamente si vanno a posizionare in questo modo, e rientro in quella oro accanto a quella verde. Vedete, io fuoriesco da questa, quindi rientro in questa e poi risalgo nelle altre due in alto, quindi per un totale di 3 oro. Ed eccole qua. Vi mostro il filo dov'è, è posizionato appunto in quella lì verde, e rientro in queste qui oro e tiro sempre per bene il filo, mi raccomando. Dobbiamo esattamente realizzare 18 file, quindi realizzo tutta la lavorazione e ritorno da voi con appunto le 18 file lavorate ad herring bone. Rieccomi, questo è il risultato. Abbiamo appunto realizzato questa fascettina ad herring bone e sono esattamente 18 file. Potete, come vi dicevo prima, potete tranquillamente contare direttamente le perline, queste qui verdi, partendo sempre da questa qui centrale della punta della stellina. Quindi partendo proprio da questa perlina qui vado a contare, sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 perline. Adesso vado a fare questo movimento qui con il pollice per andare ad incurvare questa fascettina ad herring bone. Adesso il mio filo fuoriesce esattamente dalla perlina oro, inserite un bicono Swarovski da 4 mm, io l'ho scelto nella colorazione Emerald, e rinfilate l'ago esattamente in questa perlina qui, che adesso vi mostro in dettaglio, è appunto quella perlina che va a incrociare l'ultimo giro al penultimo giro dell'incastonatura, quindi questa perlina qui. Vedete, qua ci sono appunto le quattro perline di questo archetto e poi c'è quella centrale che va ad incrociare la lavorazione. Quindi mi rinfilo in questa perlina qui centrale, solo in questa, ed ecco, aspettate che rientro con l'ago così vi mostro, rientro solo in questa perlina qui, tiro il filo, rientro nuovamente nel bicono, quindi rientrate nuovamente nel bicono e andate a fissare il bicono a quella perlina. Adesso rientrate anche nelle perline, il bicono l'abbiamo fissato ovviamente solo nelle perline qui dorate, e quindi adesso rientro con l'ago anche nelle perline verdi, quindi rientro in queste prime quattro perline verdi, tiro sempre per bene il filo e adesso rientro in altre quattro perline verdi. Ed eccomi qua,
per un totale appunto di 8 perline verdi. Inserite adesso una perla da 8 sul vostro ago, portate la perla alla fine del filo, ed eccola qua, e inseritela all'interno di questo spazietto, in questo modo. Adesso io mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina qui, l'ottava, questa verde, questa che sto indicando appunto con l'ago, e rientro esattamente nella terza perlina di questo lato, tenendo conto che la prima è sempre la punta della stellina, che tra l'altro qui non ho tirato neanche bene il filo. Voi non fate il mio stesso errore, tirate per bene il filo, come in questo caso. Qui non l'ho tirato tanto e qua infatti si vede un po' di filo, però non fa nulla, dopo andremo a coprirlo. Quindi, tenendo conto che questa è la prima, quella della punta, questa è la seconda, e io mi rinfilo ovviamente nella terza rocaille verde, cioè in questa qui. Mi rinfilo in questa perlina. Rientrate nuovamente nella perla e rientrate nella settima perlina, eccola qua, questa è la settima. Rientrate nuovamente nella perla e fuoriuscite sul retro della lavorazione. Quindi giro il lavoro, vado a fissare la perlina, ovviamente questa qui, anche con le rocaille oro sul retro. Quindi se qui l'ho fissata alla terza perlina, andrò a fare anche la stessa cosa anche da quest'altro lato. Quindi fisso la perlina alla terza perlina oro, tenendo conto che questa è la prima, la seconda, e io vado nella terza perlina. Ok, in questo modo ritorno di nuovo nella perla, risbuco dall'altra parte. Adesso vado a fissare ovviamente la perla anche all'ottava perlina dorata. Quindi sono 3, 6, 7, 8, rivado nell'ottava perlina. Adesso ripasso in tutte queste perline qui dorate, ed eccomi qua, sono ripassata appunto in tutte queste perline qui dorate, infatti il filo si ritrova nell'ultima perlina dorata. Adesso rinfilo l'ago nella seconda e terza rocaille dorata, queste qui, rivado anche nel cipollotto e nella perlina centrale dorata, in questo modo tiro bene il filo, rigiro la lavorazione, rivado nella perlina questa qui laterale verde, vado in questa perlina qui, ripasso in questa centrale verde e riscendo nella prima di questa punta. A questo punto inserite un bicono Swarovski da 4 mm in colorazione blu, lo portate sempre alla fine del filo e rientrate nella terza rocaille verde. Questa è la prima, la seconda, vado nella terza. Ritorno nel bicono e ripasso di nuovo nella perlina verde, andando dall'alto verso il basso. Ritorno nuovamente nel bicono, nella terza perlina verde, andando sempre dall'alto verso il basso, e rientro anche nelle altre due rocaille verdi, nel bicono Swarovski anche. Rientro anche nella perlina che è posta sotto al bicono Emerald e anche nelle altre tre rocaille 11.0, per un totale di 4 rocaille. Quindi ripasso in queste perline, giro la lavorazione, poi ripasso anche in queste tre rocaille 11.0 verdi di questa seconda punta e anche di questa rocaille qui centrale.
A questo punto non mi resta che rifare tutti i passaggi per andare a creare un nuovo petalo. Un piccolo appunto, prima ho dimenticato di dirvi questa cosa fondamentale, l'ho dato un pochettino per scontato, perdonatemi, è che quando andiamo a realizzare appunto la fascettina ad herringbone, dobbiamo sì fuoriuscire o da questa dorata o da questa qui verde parallela. Il filo deve sempre stare sulla sinistra, quindi perché la lavorazione deve formare questa sorta di curva che poi va a formare appunto il nostro petalo. Quindi sempre sulla sinistra, il filo deve fuoriuscire sempre alla sinistra o di questa perlina qui o appunto di quella dorata, e poi formiamo la nostra fascettina ad herringbone. Ed ecco qui tutti i petali terminati del flower twist. Adesso non resta che inserire il gancetto. Io fuoriesco appunto dall'ottava rocaille verde. Aspettate che zoom un po' la lavorazione. Inserite esattamente 4 rocaille oro, 11-0 sempre. Saltate le 2 rocaille verdi che vengono subito dopo e vi infilate in questa. E si è formato appunto il cappietto. Ovviamente questo cappietto vado a fissarlo anche sul retro, quindi sono ripassata appunto nella rocaille parallela. Adesso una 11-0 e rientro solamente nella seconda e terza rocaille centrale del cappietto. Quindi rientro solo in queste due. E adesso di nuovo una rocaille sul nostro ago e rientro esattamente sempre nella perlina parallela a questa verde di partenza, cioè questa, e rientro in questa qui. Ok, stringo per bene la lavorazione, ritorno in questa verde per fissare ulteriormente il nostro cappietto, quindi ripasso un po' nelle perline. Sono ripassata un po' in tutte le perline e adesso vado a bloccare il filo in eccesso, e ovviamente in questo punto andrà un gancio per pendente. Ed ecco qui i flower twist terminati, ve li mostro anche sul retro. Io spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commento, spero di vedere le vostre versioni realizzate dei flower twist, taggatemi su Instagram, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!